tutti, benvenuti in un nuovo video. Come avrete capito dal titolo, si tratta del Christmas Tag. Ebbene sì ragazzi, non vedevo l'ora di girare questo video. Infatti ho scelto una postazione un po' diversa dal solito. Siamo nel mio soggiorno e qui c'è il mio albero e il mio presepe. Beh sì ragazzi, veramente per questo video speciale ci voleva una location speciale. Sapete che amo il Natale, quindi era, cioè, questo video è un qualcosa di veramente atteso. Io l'attendevo da tanto questo video, quindi salutate i miei piccoli babbo natali. E chi mi segue su Instagram sa che adoro il Natale, quindi se non mi seguite su Instagram, seguitemi anche su Instagram. Quante volte ho detto Instagram? Non lo so. Vi sembrerò un po' esaurita in questo video, ma per il semplice motivo che sono giorni che cerco di girarlo e non riesco mai a registrarlo, quindi vi sembrerò un po' nevrotica, ma è solo un nervosismo momentaneo. Poi, se sentite ancora questi rumori, ovviamente si tratta del mio maglione natalizio, questo qui con i campanellini che ho preso l'anno scorso da Alcott. Chi mi segue da tanto già sa quanto io amo questo maglioncino o maglione. Comunque ragazzi, detto ciò, voglio subito partire con le domande. Non voglio perdermi in chiacchiere, altrimenti non mi faranno mai fare questo benedetto video. Ecco, allora, prima di partire con le domande voglio dirvi che ne ho trovate una quantità incredibile di domande, però alla fine, per stringere un po' col succo, ho dovuto scegliere quelle che insomma mi piacevano di più, ed è stata dura perché, amando il Natale, domande di Natale, non sapevo insomma quale scegliere, quindi è stata veramente dura. Apprezzate lo sforzo, quindi pollice in su. Partiamo subito. Prima domanda: qual è la tua canzone preferita del Natale? Quindi la canzone natalizia. Allora, in generale, amando il Natale, amo tutte le canzoni natalizie, tutte le canzoni insomma che riguardano il Natale. Però se proprio devo sceglierne una in particolare, quella che ascolto più volentieri e di più, forse è All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey e Justin Bieber. Comunque in generale amo tutte le canzoni, anche che ne so, Lay Snow di Michael Bublé, quando poi canta Michael Bublé. Sto straparlando già, eh? Allora, subito così, a presa diretta, la seconda domanda. Qual è il tuo film preferito natalizio? Anche in questo caso, come ho detto comunque per le canzoni, non ho un film preferito. Però se proprio insistete a sapere, preferisco, non so, magari io amo Elf, amo Fred Claus, che sarebbe poi il fratello di Babbo Natale. Non l'avete mai visto quel film? Beh, veditelo, perché penso che l'avete già visto. Comunque è molto bello quel film, mi piace tantissimo. Mamma ho perso l'aereo e tantissimi altri, che, dei quali veramente ragazzi non ricordo nemmeno i nomi. Quindi tra film e cartoni, in generale quando c'è il Natale presente in quel film o in quel cartone, io è sicuro insomma che mi piaccia, ecco. Terza domanda: cosa ti piace fare nel periodo natalizio, quindi nelle feste natalizie? Ma sinceramente ragazzi, non so voi, ma io adoro andare nei centri commerciali, quindi andare in giro, andare per i mercatini natalizi, è una cosa che comunque io adoro tantissimo fare a Natale e mi mette proprio nello spirito natalizio. Oddio, forse io non avrei bisogno ulteriormente, però ecco, adoro fare. Quarta domanda: che regalo c'è in cima alla tua lista? Allora, a dire il vero, quest'anno forse è il primo anno che non ho un regalo in top alla mia lista dei regali. In effetti io non ho nemmeno una lista dei regali. Forse è il primo anno che davvero non desidero niente, ma forse veramente non lo so. Infatti ho detto ai miei insomma, a chi mi farà i regali, ho detto boh, fate voi, perché veramente quest'anno non ho idea, è come se non ho desideri, insomma, veramente decidete voi e io sto a posto, insomma. Anzi, se avete qualche idea, please suggeritemi, perché davvero non so. Quinta domanda: quando hai scoperto la verità su Babbo Natale? Ebbene, quindi adesso ci togliamo questi. Allora, quando ho scoperto la verità su Babbo Natale, allora, a dire il vero, ero abbastanza grande, i miei coetanei a quell'epoca no, già non credevano più a Babbo Natale, io invece mi ostinavo a dire Babbo Natale esiste, e quindi niente, alla fine ho scoperto anche in maniera un po' traumatica questa cosa, perché era appunto la vigilia di Natale e mancava ancora qualche regalo evidentemente sotto al mio alberello. E eravamo in camera, nella mia camera, io e mia sorella, al che io decido di vedere cosa stanno insomma combinando i miei genitori, quindi esco dalla camera attraverso il corridoio e la porta era chiusa. Vado per guardare e vedo mia madre che incarta i regali e le dico: cacchio,
Ma dov'è Babbo Natale? Perché lei sta incartando i regali? E allora lì capisco e dico, cavolo, avevano ragione i miei amici di classe. Babbo Natale non esiste. E quindi è stato brutto perché diciamo che quell'anno sinceramente la magia del Natale l'avevo persa un po', dico la verità, pur essendo bambina, insomma ero già cresciuta abbastanza, però avevo perso insomma questa magia del Natale, sì, io per non deludere diciamo i miei genitori. Ho continuato a scrivere le letterine anche negli anni successivi a Babbo Natale, alla scoperta, insomma, che Babbo Natale non esisteva. Quella sera poi aprì i regali in maniera tranquilla, facendo finta, oh, guarda Babbo Natale, che cosa mi ha portato, ma in realtà lo so, megera, megera, sei stata tu a incartare i regali. Io direi di passare alla prossima domanda perché sto veramente straparlando. Sesta domanda, qual è il miglior regalo che hai ricevuto a Natale? Allora, sinceramente per me quando ero bambina ogni anno a Natale, quando aprivo il regalo, era quello il mio miglior regalo di sempre, ecco. Però adesso crescendo, insomma, uno deve anche sapere razionalizzare la gioia di quando apre un regalo. Se proprio, ecco, per non farla lunga, se proprio devo dire qual è stato il regalo top di Natale, io direi lui, ovvero voi non lo vedete ma lo sapete, è l'iPhone 6S, perché l'ho ricevuto in un colore stupendo, rose gold, mi piaceva tutto, avevo appunto anche io deciso di cambiare sistema operativo, quindi di passare da Android a iOS. Sono stata molto felice di ricevere questo regalo, anche perché grazie a questo telefono, insomma, dico grazie, però da quando insomma ho avuto questo telefono è iniziata poi l'avventura su YouTube, quindi qui ho conosciuto diverse persone qui anche su YouTube che sono molto care e affettuose. Settima domanda, apri i regali alla vigilia di Natale o il giorno di Natale? Allora, in generale noi siamo abituati, la nostra tradizione, ma penso anche la vostra, fatemi sapere nei commenti, apriamo i regali alla vigilia. Anche se da un paio d'anni a me e a mia sorella piace, diciamo, osservare anche la tradizione americana, perché lo sapete che noi andiamo pazze. Se mi seguite su Instagram, per chi non mi segue, seguitemi perché lì io aggiorno quotidianamente, se non con una foto, ma con gli Instagram Stories, faccio dei veri e propri vlog a volte. Su Instagram sono più attiva che sopra YouTube. E se avete visto comunque da Instagram, abbiamo festeggiato il ringraziamento con le mie amiche e sinceramente penso che siamo una banda di pazze, perché io non credo che qualcheduun altro qui in Italia l'abbia fatto, quindi se l'avete fatto fatemelo sapere, se non l'avete fatto fatemelo sapere lo stesso, insomma. Quindi noi apriamo per tradizione i regali comunque alla vigilia, però io e mia sorella ci lasciamo qualche sorpresina anche per il... Prossima domanda, hai mai costruito una gingerbread house? Allora, sì, l'abbiamo costruita io e mia sorella 2 anni fa circa, ed erano quelle case comunque già fatte, quindi le prendemmo da IKEA. L'unica cosa è che è stato un vero e proprio disastro, perché quella casa, cavolo, non si reggeva in piedi, io non sapevo più cosa fare. Sono rimasta molto male quell'anno per quella casetta, perché avevo anche preparato il contino della casa, quindi il giardinetto. Avevo fatto anche dei biscotti a forma di pupazzo di neve, a forma di alberello per metterli al di fuori della casa. Doveva venire uno spettacolo, in testa a me in realtà è venuto un completo disastro. Non vi dico poi quando è entrato il mio ragazzo, ha visto la casa, gli ha praticamente staccato il tetto, ha mangiato il tetto e quindi le pareti della casa poi si sono... Oddio, è venuto il terremoto, insomma, è stato un disastro quell'anno, quella casa, e quindi diciamo che sono rimasta un po' traumatizzata e non l'ho presa, anche se quest'anno contavo di prenderla. Per il momento non c'è ancora in casa, però se la farò e verrà bellina, magari vi posterò una foto appunto su Instagram. Quindi, nona domanda, cibo o dolcetto preferito a Natale? Allora, sinceramente, anche in questo caso non ho un cibo o un dolce preferito, amo assaggiare un pochettino di tutto, delle cose insomma natalizie, sia di cibo che di dolci, quindi no, direi che non ho un cibo o un dolce preferito. Decima domanda, bevanda preferita a Natale? Allora, preferisco una bella cioccolata calda, se proprio devo dire una bevanda che comunque bevo volentieri a Natale, ma anche durante l'inverno. Undicesima domanda, profumo preferito a Natale? Cioè, il profumo che ti ricorda insomma il Natale, io intendo così questa domanda. Ma sinceramente, ovviamente, l'odore dell'albero di Natale. Sinceramente, io amo anche l'odore dei camini, che mi fa tanto cosi, secondo me. Quindi, c'è quell'odore insomma in giro di Natale, io lo sento, non so se lo sentite pure voi, fatemelo sapere. Il Natale, io adoro anche profumare la mia casa con le Yankee. Io ho tutte le Yankee natalizie mai possibili e immaginabili, insomma. Profumi natalizi per me sono questi, quando ho fatto
facciamo i biscotti. Dodicesima domanda. Conosci i nomi delle renne di Babbo Natale? Allora, questa è molto semplice. Allora, Rudolf, Cometa, Ballerina, Fulmine, Donnola, Freccia, Saltarello, Donato e Cupido. Ebbene, sì, come avete visto ragazze, io ricordo tutti i nomi delle renne. In realtà non è vero ragazze, l'ho segnata qui. Però semplicemente mi ricordavo Rudolf, me lo ricordavo, Cometa me lo ricordavo, Ballerina, Fulmine, Cupido. Però non mi ricordavo, ecco, Donnola, non mi ricordavo... Altra domanda, hai mai avuto un bianco Natale? Allora, sinceramente dove abito io non nevica mai. E quindi no, non ho mai avuto un prossima bianco domanda. Hai mai costruito un pupazzo di neve? Non ho mai avuto un bianco a Natale, uguale, non ho mai costruito un pupazzo di neve. Anche se quando, diverso tempo fa, andai sulla neve anche da bambina, in realtà li ho costruiti. Non li ho costruiti a Natale, quindi li ho costruiti, però. Quindi tecnicamente forse questa domanda è sì. Un pupazzo di neve io l'ho costruito. Quindicesima domanda. Sei brava o un totale fallimento ad incartare i regali? Ma sinceramente ritengo di essere abbastanza, non sono il top, però non sono nemmeno un fallimento. Quindi quando mi ci metto, insomma, sono abbastanza brava, sono anche creativa, quindi sì, sono brava a incartare. Siamo arrivati alla sedicesima domanda, che è anche l'ultima, quindi. Come hai decorato quest'anno l'albero di Natale? Giriamoci. Allora no, sinceramente io l'albero l'ho sempre fatto di tantissimi colori, questa era la tradizione appunto di famiglia, però sono un paio di anni insomma che poi abbiamo modificato alcune cose e quest'anno abbiamo deciso di farlo caldo, quindi sui toni del rosso, del dorato e anche le luci sono luci calde. Però siccome io sono un'eterna indecisa, per me il Natale ecco si divide in due, ovvero c'è il Natale quello caldo, quindi quello con i colori rosso, verde, dorato. Oh, mi è venuta la canzone rosso, verde, il quadrifoglio, fa la 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 la. Quanta gioia in un germoglio, fa la 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 la. Vabbè, sto perdendo la testa comunque ragazze. E poi c'è l'altro tipo di Natale, che è appunto il Natale un po' più polare, un po' più freddo, quindi con i colori, non lo so, bianco, argento, blu, va bene. Comunque, siccome c'è questa indecisione in casa, alla fine questo l'abbiamo fatto, quindi rosso e dorato. E poi abbiamo fatto un altro alberello nella stanzetta, prossimamente lo vedrete anche quello. Spero di riuscirvelo a far vedere. Spero di riuscire a farvelo vedere, che è appunto sui toni del bianco, dell'argento, gli abbiamo anche spruzzato la neve, insomma è un... rappresenta secondo me un Natale un po' più polare, un po' più nordico. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con tanti commenti e tanti pollici in su. Mi raccomando, chi vuole prendere appunto le domande, le prendesse, insomma rispondetemi anche magari qui nei commenti o magari, non lo so, fatemi sapere qualcosa su Instagram, non so, vedete voi veramente, io accetto di tutto. O se magari avete un canale YouTube anche voi e volete rispondere a queste stesse domande, prendetele tranquillamente, magari, non so, taggatemi, citatemi, fatemelo sapere in qualche modo, insomma, perché sono veramente felice, lo sapete, quando condividiamo le cose tutte insieme. Niente, allora, il video è finito, mi raccomando, seguitemi sui miei social, ve li lascio sempre qui in alto e nell'info box. Spero di riuscire a fare qualche altro video anche dopo di questo, e quindi di augurarvi più sotto sotto il buon Natale. Però se non ci riesco, ve lo auguro già da adesso, quindi... Ciao ragazze, buon Natale ancora! One horse open sleigh, jingle bells.